Ciao a tutte, oggi realizziamo insieme la maglia Candy all'uncinetto, una maglia molto semplice lavorata con la tecnica top down, quindi si inizia dalla scollatura e poi si finisce con la parte della vita. Vediamo insieme cosa occorre per realizzarla e come si fa. Per la mia maglia Candy ho utilizzato 300 g di Anchor Creativa Fina, 50 g corrispondono a 125 metri, così potete regolarvi con lo spessore cambiando cotone, e ho utilizzato l'uncinetto numero 3. Una volta avviate le 124 catenelle bisogna chiuderle in cerchio facendo in modo di non far arrotolare questa fila. Inseriamo l'uncinetto nella prima catenella. Vedete, questa fila di catenelle deve essere sempre dal diritto. Estraiamo una maglia bassissima e adesso andiamo a lavorare. Nella prima catenella andremo a lavorare il primo angolo e lavoriamo così 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia e poi sempre nella stessa catenella una maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione per l'angolo e nella stessa catenella lavoriamo 2 maglie alte doppie. Abbiamo così formato il primo angolo. Proseguiamo, saltiamo 2 catenelle e andiamo a lavorare la manica. Nella terza catenella andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie. Nella catenella successiva 2 maglie alte doppie. Di nuovo saltiamo 2 catenelle, nella successiva 2 maglie alte doppie, e nella successiva 2 maglie alte doppie. Saltiamo 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte doppie in una catenella e 2 maglie alte doppie nella catenella che segue. Questa sarà la manica e dobbiamo lavorare, senza contare gli angoli, 6 gruppi di maglie alte doppie. Siamo giunti all'angolo, il secondo angolo della manica, saltiamo 2 catenelle e nella successiva lavoriamo 2 maglie alte doppie nella stessa catenella di base, 3 catenelle di separazione per l'angolo e sempre nella stessa catenella di base lavoriamo 2 maglie alte doppie. Proseguiamo adesso lungo il davanti, saltiamo 2 catenelle e lavoriamo nella catenella successiva 2 maglie alte doppie. Nella catenella successiva 2 maglie alte doppie. Di nuovo saltiamo 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte doppie nella catenella
successiva e in quella che segue altre due maglie alte doppie. Questo punto si ripete su 4 catenelle più la catenella per formare gli angoli. Quindi se volete aumentare di una taglia dovete considerare di aggiungere un gruppo di 4 maglie alte doppie, quindi con le due catenelle da saltare siamo a 4 catenelle per il davanti, 4 per il dietro, 4 per ciascuna delle maniche, quindi 16 catenelle in più per ogni taglia. Per il davanti proseguiamo lavorando fino ad avere in totale 8 gruppi di 4 maglie alte doppie. Per il davanti abbiamo lavorato 8 gruppi di 4 maglie alte doppie. Saltiamo 2 catenelle e lavoriamo l'altro angolo allo stesso modo, quindi 2 maglie alte doppie nella catenella d'angolo, 3 catenelle, sempre nella stessa catenella d'angolo, 2 maglie alte doppie. Saltiamo 2 catenelle e andiamo a lavorare i 6 gruppi di maglie alte doppie dell'altra manica. Siamo giunti alla fine del giro, saltiamo 2 catenelle, lavoriamo l'ultimo gruppo di 4 maglie alte doppie. Le prime due su una catenella e le ultime due sull'altra catenella. Rimangono 2 catenelle che andiamo a saltare e chiudiamo con una maglia bassissima nella quarta catenella di inizio giro. Ora iniziamo a fare gli aumenti negli angoli e qui ho un po' abbozzato lo schema degli aumenti. Questo è il nostro primo giro, adesso andiamo a lavorare il secondo giro, quindi vedete qui dove abbiamo la seconda maglia alta dell'angolo, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima e poi 4 catenelle e sempre nella stessa maglia di base lavoriamo un'altra maglia alta doppia. Poi dentro, vedete, dentro la catenella di mezzo dell'angolo andiamo a lavorare un altro angolo, quindi 2 maglie alte doppie, 3 catenelle e sempre, vediamo questo così magari vedete meglio, sempre nella stessa catenella dell'angolo lavoriamo altre 2 maglie alte doppie. Adesso vedete nella prima delle 2 maglie alte che hanno formato l'angolo nel giro precedente lavoriamo queste 2 maglie alte doppie, quindi su questa maglia andiamo a lavorare le nostre 2 maglie alte doppie e poi proseguiamo normalmente sui gruppi di 4 maglie alte doppie lavorando sulla seconda maglia alta doppia 2 maglie alte doppie, e sulla terza, vedete, andremo a lavorare sempre sulla seconda e sulla terza di ciascun gruppo e qui ripetiamo 2 maglie alte doppie. Proseguiamo nel gruppo successivo di nuovo sulla seconda e sulla terza, sempre così 2 maglie alte doppie sulla seconda e 2 sulla terza maglia alta sottostante. Proseguiamo lavorando così sui gruppi di maglie alte doppie della manica. Si
siamo giunti al secondo angolo e qui andiamo a lavorare di nuovo sulla seconda maglia alta doppia dell'angolo. Lavoriamo 2 maglie alte doppie. Lavoriamo adesso dentro la catenella centrale dell'angolo il nostro angolo, quindi 2 maglie alte doppie, 3 catenelle e 2 maglie alte doppie, tutto nella stessa catenella centrale. Poi proseguiamo sulla prima delle 2 maglie alte doppie dell'angolo sottostante e andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie. Abbiamo così formato il nostro secondo angolo e proseguiamo così. Lavoriamo di nuovo per il davanti sulla seconda e sulla terza maglia alta di ciascun gruppo di maglie alte doppie. Quindi ricordate sempre sulla seconda e sulla terza. Lavoriamo sugli 8 gruppi sottostanti. E proseguiamo così per tutto il giro. Ricordate sempre di lavorare dove ci sono gli angoli questo schema, quindi 2 maglie alte doppie sulla seconda maglia alta dell'angolo, poi un altro angolo formato da, questo lo ripeteremo sempre nella catenella centrale per tutti i giri, ripeteremo sempre 2 maglie alte doppie, 3 catenelle, 2 maglie alte doppie nella catenella centrale e poi andremo a lavorare 2 maglie alte doppie sulla prima delle 2 maglie alte dell'angolo sottostante. E poi proseguiamo lavorando sempre sulla seconda e sulla terza i nostri 2 gruppi di maglie alte doppie. Siamo giunti alla fine del secondo giro e chiudo lavorando una maglia bassissima sempre nella quarta catenella di inizio giro. Iniziamo adesso il terzo giro. Guardate, noi ci ritroviamo ora in prossimità dell'angolo con 4 gruppi di maglie alte doppie, quindi abbiamo formato un altro gruppo di maglie alte doppie prima dell'angolo e andiamo a lavorare così come abbiamo sempre fatto, quindi una maglia bassissima sulla seconda maglia alta doppia del giro sottostante, 4 catenelle ed una maglia alta doppia nella stessa maglia alta doppia sottostante e adesso su quella successiva, quindi sulla terza del gruppo, andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie. Vedete, così poi negli angoli man mano si formano sempre gruppi di 4 maglie alte doppie. Adesso andiamo a lavorare l'angolo, quindi nella catenella centrale delle 3 catenelle d'angolo lavoriamo 2 maglie alte doppie, 3 catenelle e 2 maglie alte doppie. Poi andiamo, saltiamo questa, la prima, andiamo direttamente sulla seconda del gruppo di 4 e lavoriamo 2 maglie alte doppie. Sulla terza altre 2 maglie alte doppie. Abbiamo formato così il nostro primo angolo e andiamo a lavorare lungo la spalla i gruppi di 4 maglie alte doppie, 2 sulla seconda di ciascun gruppo sottostante e 2 sulla terza. Proseguiamo così fino all'altro angolo.
siamo giunti al secondo angolo, qui lavoriamo sulla seconda maglia alta doppia, 2 maglie alte doppie, e sulla terza 2 maglie alte doppie. Ho lavorato le 4 maglie alte doppie prima dell'angolo e adesso vado a lavorare dentro la catenella centrale il mio secondo angolo. Due maglie alte doppie, 3 catenelle e sempre nella stessa catenella di base 2 maglie alte doppie. Proseguo sulle 4 maglie alte doppie subito dopo l'angolo, vado a lavorare sulla seconda 2 maglie alte doppie e sulla terza 2 maglie alte doppie, e poi continuo lavorando sulle maglie alte doppie del davanti. Chiudiamo anche questo terzo giro con una maglia bassissima nella quarta catenella di inizio giro. E adesso iniziamo il quarto giro. Dobbiamo lavorare per 9 giri prima di unire le maniche. 4 catenelle ed una maglia alta doppia nella stessa seconda maglia alta sottostante. Poi sulla terza andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie. Adesso ci ritroviamo le 2 maglie alte doppie dell'angolo e sulla seconda andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie. Poi dentro la seconda catenella, quindi quella centrale, lavoriamo il nostro angolo. Con 2 maglie alte doppie, vedete, nel giro successivo avremo già così formato, vedete, così abbiamo formato un altro gruppo di 4 maglie alte doppie. 3 catenelle e sempre nella stessa catenella d'angolo altre 2 maglie alte doppie. Poi sulla prima delle 2 maglie alte dell'angolo sottostante lavoriamo 2 maglie alte doppie e poi proseguiamo lungo la manica lavorando normalmente 2 maglie alte doppie sulla seconda maglia alta doppia di ciascun gruppo e poi 2 sulla terza. Per gli angoli la lavorazione è molto semplice, dovrete ripetere sempre i giri 3 e 4, quindi nei giri dispari si ripeterà il giro 3 e nei giri pari il giro 4. Lavoriamo sempre allo stesso modo con i gruppi di maglie alte doppie fino al nono giro. Ho lavorato per 9 giri e adesso dal decimo giro in poi andiamo a chiudere le maniche e lavoriamo soltanto sul resto della maglia. Iniziamo il decimo giro. Come sempre inseriamo l'uncinetto nella seconda maglia alta doppia delle 4 maglie alte doppie sottostanti, estraiamo una maglia bassissima e lavoriamo 4 catenelle. Una maglia alta doppia nella stessa maglia di base e poi 2 maglie alte doppie nella terza maglia alta sottostante. Continuiamo anche nell'altro gruppo, sempre con 2 maglie alte doppie nella seconda maglia alta sottostante e 2 nella terza, fino ad arrivare all'angolo.
già lavorato i primi tre gruppi di maglie alte doppie, proseguo e lavoro sempre due maglie alte doppie sulla seconda maglia alta doppia sottostante e due sulla terza. Siamo giunti adesso, vedete qui, alle maglie dell'angolo e qui lavoreremo nella seconda maglia alta dell'angolo, due maglie alte doppie, poi inseriamo l'uncinetto nella catenella centrale delle 3 catenelle e lavoriamo due maglie alte doppie. Una catenella andiamo a prendere l'altro angolo, pieghiamo a metà e andiamo a lavorare direttamente nella maglia centrale dell'altro angolo due maglie alte doppie. Proseguiamo sulla prima maglia alta, vedete, del gruppo dell'angolo, quindi su questa maglia andiamo a lavorare altre due maglie alte doppie. Abbiamo così unito il davanti con il dietro e ci ritroveremo anche in questo caso sempre i gruppi di 4 maglie alte doppie. Proseguiamo. Andiamo adesso all'altro gruppo di 4 maglie alte doppie, quindi sulla seconda lavoriamo normalmente 2 maglie alte doppie e così anche sulla terza. E lavoriamo normalmente come abbiamo fatto finora le 4 maglie alte doppie sui gruppi sottostanti lungo tutto il davanti fino ad arrivare all'angolo. Ho lavorato le maglie alte doppie del davanti e adesso vado a chiudere la seconda manica. Qui siamo dove ci sono le maglie alte doppie dell'angolo, sulla seconda vado a lavorare le mie due maglie alte doppie. Poi due maglie alte doppie dentro la catenella centrale dell'angolo. Una catenella e vado direttamente all'ultimo angolo. E lavoro dentro la catenella centrale due maglie alte doppie. Proseguo e lavoro sulla prima maglia alta doppia dopo le catenelle due maglie alte doppie. Poi continuo lungo il dietro lavorando sempre i gruppi di 4 maglie alte doppie. Ho terminato anche le maglie alte della parte dietro e adesso chiudo il giro con una maglia bassissima sulla quarta catenella di inizio giro. E lavorerò d'ora in poi soltanto sui gruppi di maglie alte doppie, quindi come abbiamo fatto nei giri precedenti, però non lavoreremo più i giri delle maniche. Adesso proseguiamo fino a raggiungere la lunghezza che ci serve per arrivare alla vita e non lavoreremo più il giro manica che come vedete è già stato formato e andiamo a iniziare il giro come abbiamo fatto sempre.
quindi una maglia bassissima sulla seconda maglia alta doppia e 4 catenelle. Una maglia alta doppia sulla stessa maglia alta sottostante e poi sulla terza di nuovo due maglie alte doppie. Dove abbiamo unito le maniche, lavoriamo normalmente i nostri gruppi di 4 maglie alte, quindi 2 sulla seconda e 2 sulla terza e poi direttamente saltiamo quella catenella di unione e andiamo al secondo gruppo e andiamo a lavorare di nuovo 2 maglie alte sulla seconda e 2 maglie alte sempre doppie sulla terza e proseguiamo così per tutto il giro. Completiamo il giro con la maglia bassissima nella quarta catenella di inizio giro. E adesso proseguiamo lavorando su questi gruppi di maglie alte del davanti e del dietro fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Giunti al nono giro, se avete lavorato eseguendo correttamente gli aumenti come nel terzo e nel quarto giro, ci ritroveremo con 14 gruppi di maglie alte doppie nelle maniche, esclusi gli angoli, e 16 per il davanti e 16 per il dietro, sempre esclusi gli angoli. Ho rifinito le maniche con 2 giri di maglie basse, ho raccolto in totale attorno al giro manica 71 maglie basse, quindi per 2 giri 71 maglie basse su entrambi i giri manica. Ho rifinito invece la scollatura con un giro di maglie basse, una maglia bassa lavorata su ciascuna catenella iniziale. Ho lavorato la mia maglia per 21 giri, adesso vado a rifinirla con un giro di archetti e poi di maglie basse. Iniziamo con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa e poi 5 catenelle. Inseriamo l'uncinetto nello spazio tra i gruppi di 4 maglie alte doppie e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle ed una maglia bassa nello spazio successivo. Continuiamo così per tutto il giro. 5 catenelle, saltiamo le 4 maglie alte doppie e nello spazio una maglia bassa. Ho lavorato gli archetti di 5 catenelle, vado a lavorare l'ultimo. Inserisco l'uncinetto nel primo spazio e ho terminato il mio giro. Adesso vado a lavorare dentro gli archi di 5 catenelle 7 maglie basse in ciascun arco. Inizio così, inserisco l'uncinetto nel primo arco e lavoro la prima maglia bassa. Sette maglie basse in ciascun arco. Lavoro così per tutto il giro. Ho rifinito la maglia e ho terminato il lavoro. Se volete aumentare di una taglia basterà aggiungere 4 catenelle sul davanti, 4 sul dietro, 4 per ciascuna manica. La maglia è pronta per essere stirata e indossata. Il tutorial di oggi è terminato, io vi auguro come sempre buon uncinetto e vi aspetto alla prossima creazione. Mi raccomando, inviatemi le foto della vostra maglia candy indossata. Ci vediamo al prossimo video tutorial, ciao ciao!